Renzo Di Lizio, nuovo sindaco di Bucchianico, oggi inaugurazione del campo sportivo con due ospiti d'eccezione, D'Orazio e Ciro Immobile. Sì, oggi è una giornata importante per la nostra collettività perché oltre alla inaugurazione di questo nuovo campo sportivo c'è la presenza di questi due giocatori importantissimi che danno lustro al nostro paese. Uno bucchianichese e l'altro bucchianichese di adozione, diciamo così, perché Ciro Immobile ha sposato una nostra concittadina. E in questa occasione abbiamo deciso di dare la cittadinanza onoraria al nostro Ciro Immobile, che da oggi appunto sarà un nuovo cittadino di Bucchianico e che speriamo aiuterà tutti noi a far crescere lo sport, a far crescere il calcio in questo nostro paese che per tanti anni non ha avuto un campo sportivo. Grazie. Oggi è davvero una giornata di festa, c'è tanta gente, è contento? Beh, direi proprio di sì, diciamo che io sono insediato sindaco da 20 giorni, quindi questo è un lavoro che è stato fatto dalle precedenti amministrazioni e che oggi vede la luce, però nella continuità amministrativa io credo che chiunque, qualunque cittadino di Bucchianico possa dichiararsi assolutamente felice di questo traguardo raggiunto, non senza difficoltà, non senza problemi, però l'importante è il risultato finale. Secondo me giochi in casa pure tu per ragioni diciamo familiari che tutti conoscono, ecco le emozioni per un grande campione come te di venire in questi frangenti, in questi momenti si inaugura un nuovo campo sportivo, quindi salute, sport, dici qualcosa. Innanzitutto grazie al sindaco, buonasera a tutti, grazie per essere venuti così tanti, grazie al sindaco, a tutta la giunta comunale, al presidente che era fastidio se teniamo così. No, però mi accodo alle parole di Tommaso che ringrazio, lui è un cittadino bucchianichese al 100%, ma io mi sento anche io di far parte di questa cittadina, perché sono 12 anni che vengo qui da tutti gli anni e ogni tanto il mio socio non vuole ancora dire le spalle, tipo guardate che io qua sto bene, non andate, come muove qui. Diciamo le strade le conosci bene. No, infatti mio socio quando siamo in macchina mi dice vai di qua, dico lo so dove devo andare.